おしまいだ。Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale per il consueto video dell'aggiornamento del venerdì. Aggiornamento dalla versione 1.11.1. Quanti 1 tutti messi assieme. Allora, c'è un nuovo banner con tre giocatori del Real Japan 7, poi andremo a vederli. Dico subito che i giocatori di per sé non sono eccezionali, ma hanno veramente delle abilità di squadra notevoli. Notifiche dell'aggiornamento, aggiunti scenari veloci, che presumo siano quei raid, quelle partite che ancora a noi mancavano, che erano già state introdotte nella versione giapponese, anche se a dire la verità io ho già guardato il programma delle partite e non ho visto dei nuovi raid. Forse li aggiungeranno più avanti, credo, perché vedo per esempio che la seconda notifica è che hanno aggiunto la serie SS. Io sono appena andato a vedere le partite di serie e ancora per esempio non è presente la serie SS, non c'è neanche un limite di promozione per la serie S, quindi credo che siano tutte cose presenti nell'aggiornamento, ma non so effettivamente quando diventeranno attive, quando diventeranno disponibili, forse da oggi, forse domani, forse lunedì. Ad ogni modo sono già dentro nell'aggiornamento. Modifica il limite del livello del club, che è passato da 20 a 30, quindi non fate i tirchi, donate ai vostri club, donare è bello e ci guadagnano tutti. Vabbè, nuovi giocatori e il rinnovo del panel shootout. Questo è buono perché praticamente hanno sostituito i vecchi taccuini R inutili con gli addestramenti degli allenatori SSR, per cui adesso tutte le ricompense del panel shootout sono praticamente dall'SR in su. Benissimo, quando c'è da allenare o da potenziare qualche nuovo giocatore. C'è un nuovo evento, andiamo a vederlo subito. Eccolo qua, è il classico evento a punti, evento maratona come lo chiamo io di solito. I giocatori che danno bonus ai punti per queste partite sono i giocatori giapponesi delle qualificazioni asiatiche e quelle del World Youth. Quindi World Youth ultimamente abbiamo estratto di tutto e di più. Qualificazioni asiatiche, sappiamo, sono quelli che servono anche per la Challenge Road. Danno il 5% ognuno se sono portati a 2R, altrimenti 1% SR. E a me manca il portiere, mannaggia, perché c'ho ancora Wakabayashi SR, ma vabbè, pace, me ne farò una ragione. Credo che diano dei punti extra anche i tre giocatori del banner uscito oggi, anche se in realtà non fanno parte di queste due categorie specifiche. Una cosa importante, oltre alle ricompense di livello, le ricompense per il posizionamento finale individuali, in questo evento avremo anche delle ricompense extra, sia di livello che per il posizionamento finale, legate al club. Quindi non solo per quello che riguarda il nostro risultato personale, ma anche per quello che riguarda il risultato di tutto il nostro club. Mi raccomando, attenzione agli orari di accumulo. Gli orari di accumulo sono, li vedete quotidianamente dentro la sezione dettagli. Dobbiamo scorrere perché non li ho ancora visti neanch'io. Credo che il primo dovrebbe essere alle 10:30, se non ho capito male da quanto mi hanno detto i ragazzi del club. Voi andate su fase di accumulo. Ecco, qua avete giorno per giorno tutti gli orari delle fasi di accumulo. Le fasi di accumulo sono delle mezz'ore particolari in cui voi praticamente ottenete dei punti doppi. Quindi io vi consiglio di concentrare praticamente i vostri sforzi in questa campagna durante queste mezz'ore di accumulo per ottenere quanti più punti possibili nel minor tempo possibile. Passiamo adesso ad esaminare i giocatori che hanno introdotto col banner odierno. Premessa, visto che alla fine si va sempre a parare lì, io sconsiglio fortemente di pullare in questo banner. Tanto questi giocatori comunque non è che li potrete trovare solo qui,
Li ritroverete anche nelle estrazioni future, verranno inseriti anche nelle prossime estrazioni, quindi non è che se non li trovate adesso non li trovate più. Come giocatori, l'ho detto anche all'inizio, tutto sommato non sono nulla di eccezionale, sono utili per guadagnare dei punti extra magari in questo evento, hanno delle eccellenti abilità di squadra, quello va detto, adesso andremo anche a vederle, però sinceramente ad una settimana dal Dreamfest secondo me è una pazzia spendere Dreamball per questo banner. Poi lo so già lo so che qua sotto nei commenti ci saranno i soliti: ah, io ho pullato 10 Dreamball e ho trovato 25 giocatori SSR. Sì, va bene, ci sta, buon per voi ragazzi, per fortuna che siete fortunati, ma è chiaro che 9 volte su 10 pullare in questo tipo di banner equivale a buttare via le Dreamball. Onde evitare, ripeto, vi sconsiglio di pullare in questo banner, specie visto che manca solo una settimana al Dreamfest. Detto questo, cominciamo con il primo giocatore, Urabe, centrocampista difensivo di tipo tecnico, 13.600 di attacco, 17.800 di difesa, 16.700 di forza fisica, quindi siamo attorno ai 48.000 punti complessivi, e anche un pochettino inferiore rispetto agli standard degli ultimi giocatori che sono usciti dei vari banner. Lui è discretamente forte, non eccellente, ma discretamente forte nel contrasto, 6.480 di contrasto, non a caso il contrasto è anche la sua tecnica speciale, ha un'intercettazione, ha un blocco. Strano il blocco in un centrocampista difensivo, devo dire la verità, è più un'abilità da difensore. Mi sarebbe piaciuto di più se gli avessero messo un passaggio o un dribbling. È un giocatore che per le abilità che ha in questo momento è abbastanza incompleto. La sua abilità passiva è la stessa di Shizaki Samurai, cioè più cala la stamina e più i suoi parametri aumentano fino a un massimo del 20%, quindi più si stanca più diventa forte, paradossalmente. Abilità di squadra, qua andiamo già in quelle eccellenti che vi dicevo prima. Allora, lui ha il consueto 10% per tutti i giocatori di tipo tecnico, che ormai è uno standard che vediamo in tutti i giocatori, quelli così un pochettino più forte. Ma oltre a questo, lui dà il 15% ai centrocampisti difensivi. Quindi i centrocampisti difensivi, con la sua abilità di squadra, guadagnano addirittura un 5% in più. L'abilità di squadra è, penso, una delle abilità di squadra migliori di quelle che abbiamo visto fino adesso, almeno per quello che riguarda i semplici giocatori da banner. Nobuyuki Yumikura, che io per secoli ho chiamato Yakimura per un ristorante giapponese che stava nelle mie zone. Ad ogni modo, centrocampista offensivo di tipo agilità, 18.002 di attacco, 15.000 quasi tondi di difesa, 16.005 di forza fisica, qua siamo attorno ai 49.000 punti. Spicca particolarmente per il tiro, 6.007, ha anche un discreto passaggio, 6.003. La sua tecnica di tipo S è il drive shot, il tiro guidato come quello di Tsubasa Base, ha un passaggio di tipo A, ha un contrasto di tipo A che non fa schifo per un trequartista, perché aiuta a rompere un pochettino le scatole quando si va a recuperare palla dai difensori. Abilità passiva, più 15% le statistiche quando affronta dei giocatori giapponesi, ce li ha con quelli della sua stessa patria. Abilità di squadra è la stessa solfa di Urabe, lui dà il 10% a tutti i giocatori di tipo agilità, quelli azzurri, e il 15% ai centrocampisti offensivi. Quindi se giocate tipo con il modulo con 4 centrocampisti offensivi, ecco, pensate che ognuno di loro vi piglia il 5% in più. Ultimo giocatore, forse il più forte dei tre per statistiche complessive, Ryoma Ino, attaccante tipo resistenza, 17.009 di attacco, 14.4, quasi 14.5 di difesa, 17.007 di forza fisica, siamo attorno ai 50.000 punti più o meno. È Ino, quindi è naturale, lo sappiamo tutti, spicca particolarmente per il tiro, non ha neanche un brutto dribbling e ha anche un discreto contrasto. La sua skill di tipo S naturalmente è il tiro del drago, ha un dribbling sudamericano, il passaggio del drago, è uno dei giocatori come a livello di tecniche sul quale ci si può divertire di più, perché di Ino ultimamente sono uscite veramente tante versioni, ci sono tante abilità da passargli, cioè passargli
un tiro al volo del drago, c'è da passare, anzi, un tiro al volo del tornado, poi c'è da passare un tackle, eventualmente anche un'intercettazione. Io non ce l'ho, ma mi sembra che ci sia. Abilità passiva, probabilità di critico per 3, vuol dire che anche senza il full power lui ha delle discrete, non dico ottime perché ottime è un'altra cosa, discrete probabilità di imbroccare un qualunque tipo di critico. Abilità di squadra leggermente diversa da quella dei suoi due colleghi, ma ugualmente interessanti. Lui dà il 10% a tutti i giocatori sudamericani e il 7% ai giocatori giapponesi. Ora, non so se nei giocatori sudamericani fanno parte anche i messicani. Tecnicamente il Messico è Centro America, non è proprio Sud America. Io ripeto, la cavia non lo faccio per scoprirlo, ma se c'è qualcuno che ha voluto pullare, che magari l'ha trovato, ecco, se mi fa sapere anche questa cosa qui, gliene sarei grato. Ripeto, io personalmente non credo. Secondo me va a influire solo su Uruguay, Argentina e Brasile, che sono le tre nazionali del Sud America presenti in questo gioco, ma se fosse, tanto meglio. Bene ragazzi, per oggi era tutto, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile, vi consiglio caldamente, veramente, in questa settimana che ci separa dal Dreamfest, di darci dentro con questo evento perché come potete ben vedere le ricompense sono tante, sono belle, ci sono anche tante Dream Ball che ci torneranno utili fra una settimana, direi che ho detto tutto quello che andava detto, pace belli, alla prossima!